Parlamento tedesco vota a favore del potenziamento dei fondi di salvataggio della zona euro. L'Italia vende 9 miliardi di euro di obbligazioni per finanziare 23 miliardi di euro in scadenza, mentre il contagio della crisi sovrana fa aumentare il costo dei finanziamenti. Le aziende a livello globale hanno cancellato o rimandato il loro ingresso in borsa per un valore di 8 miliardi e 900 milioni di dollari nel terzo trimestre. In collegamento internet da Mantova c'è Gianluca Braguzzi, direttore gestioni e strategie di Total Return SGR. Ciao Gianluca. Ciao Luciano, buongiorno a tutti. Allora, la Germania, il Parlamento di Berlino passa la misura con 523 voti a favore, 85 contro, permette al fondo di salvataggio europeo di comprare obbligazioni sul mercato secondario, di offrire linee di credito preventive e di anche assecondare la ricapitalizzazione delle banche. La Germania alza le proprie garanzie a 211 miliardi di euro da 123 miliardi di euro. I maggiori partiti di opposizione come il Socialdemocratico e i Verdi hanno votato con il governo del cancelliere Angela Merkel. Direi che per l'Angela è un ottimo successo. Il paese a livello di popolazione non era sicuramente così compatto come invece con senso di responsabilità ha mostrato di essere il Parlamento. Bisogna anche dire che in questa valutazione complessiva dei tedeschi sicuramente pesa il fatto che le grandi banche tedesche, che pure non pesano sul listino tedesco tanto quanto pesano per esempio le nostre sul FTSE MIB, sono comunque pienamente invischiate in questa vicenda dei debiti sovrani. Quindi da un lato hanno dato un aiuto complessivo al sistema, che sicuramente va valutato quindi come evento molto positivo questa votazione, dall'altro però si sono anche un po' aiutate a livello interno. Naturalmente adesso nessuno, la Merkel per prima, può pensare che questo sia il punto finale nel appunto, pacchetto di salvataggio che potrà calmare i mercati globali e portarci fuori dalla crisi. Alcune supposizioni su quello che adesso potrebbe uscire fuori dalle nuove riunioni dei politici europei. Allora, prima di tutto, aumentare ancora con altri soldi la potenza del European Financial Stability Facility, appunto EFSF. Poi farlo diventare permanente, cioè anticipare la data in cui il fondo al momento temporaneo diventerà permanente di almeno un anno. Riaprire il secondo pacchetto con cui è stato accordato appunto, di essere concesso alla Grecia nel mese di luglio e probabilmente aumentare anche il contributo, tra virgolette, dell'industria finanziaria a una probabile massa di perdite. Sicuramente il progetto di renderlo un qualche cosa di stabile è importante. È vero che esiste già il Fondo Monetario Internazionale, però lo stesso ha sicuramente tutta un'altra serie anche di aree geografiche da monitorare, e poi direi che qui andiamo più nello specifico della risposta alle crisi. Il rischio di un fenomeno strutturale di questo tipo è che se poi non vengono monitorati gli interventi dei singoli governi affinché questi siano risolutivi di determinate dinamiche che portano poi a queste situazioni di crisi, questo fondo finisca per avere in futuro un effetto quasi di incentivazione alla leggerezza nell'amministrazione degli stati piuttosto che non da deterrente. Quindi bisognerebbe riuscire a fare un qualche cosa che da un lato vada a tranquillizzare i mercati, ma dall'altro vada anche a creare delle prospettive future ove queste situazioni non tendano a ripetersi così frequentemente.
Passerei rapidamente anche attraverso due dati che sono usciti in Europa che ci danno appunto un polso della situazione. Allora, nell'Europa la fiducia nelle prospettive dell'economia cala oltre le aspettative degli economisti a settembre fino al livello più basso di quasi 2 anni, riflettendo appunto l'aumento delle preoccupazioni per il peggioramento della crisi del debito che potrebbe costringere la zona euro a una nuova recessione. L'indice del sentimento, dell'umore, della fiducia di consumatori e dirigenti di azienda nelle 17 nazioni della zona euro cala a 95 da un rivisto 98,4 di agosto, lo dice la Commissione europea a Bruxelles. E ti passo anche invece la disoccupazione in Germania, che diminuisce oltre le attese degli economisti questa volta a settembre, suggerendo che il lavoro del mercato che il mercato del lavoro nella prima economia europea sta in effetti affrontando bene il peggioramento della crisi del debito. La disoccupazione in Germania ha raggiunto il livello più basso da quando il paese si è riunificato 20 anni fa. Questo dimostra che la grande attenzione, fermo restando quello che si è detto prima sul fatto che anche le banche tedesche sono comunque potenzialmente in difficoltà, è altrettanto vero che però uno Stato, una nazione che si concentra principalmente sulla produzione, sicuramente, pur non essendo ricchissima di tutte le materie prime necessarie, la produzione stessa può affrancarsi da una certa dinamica di crisi e addirittura ridurre a livelli record il tasso di disoccupazione. Questo è sicuramente un esempio, può essere simpatico o meno il popolo tedesco, però sicuramente da un punto di vista di amministrazione complessiva delle dinamiche continua a essere l'esempio. Per quello che riguarda invece la crisi di fiducia, direi che è lo specchio, in parte anche la conseguenza delle dinamiche che stanno attraversando sia l'economia sia i mercati finanziari, quindi non mi sarei stupito del contrario, di là che tu sai che io non ho la tua visione puritana sui dati che vengono pubblicati, tanto più, tanto meno direi su quello della fiducia, però in questo caso ritengo che sia un dato che rispecchia benissimo il contesto generale, penso di non essere nemmeno particolarmente geniale nel dire questo. Beh, abbiamo visto appunto la fiducia diminuire particolarmente anche in Italia, tutte e due le fiducia, quella dei consumatori e anche quella appunto dei dirigenti d'azienda nei giorni scorsi. Assolutamente giusto, è assolutamente normale che. Allora, il Tesoro per arrivare in Italia vende fino a 2 miliardi e mezzo di euro di obbligazioni che scadono nel marzo del 2002, 2 miliardi di euro di obbligazioni che scadono nell'agosto del 2021, l'altro era del 2022, dunque aspetta, qua c'è sempre il pericolo di fare. Allora, 2 miliardi e mezzo di euro che scadono nel marzo del 2022, 2 miliardi di euro di obbligazioni che scadono nell'agosto del 2021, 3 miliardi e mezzo di euro di debito a 3 anni e 1 miliardo di euro di debito a tasso variabile che scadono nel 2015. Le aste arrivano dopo che il paese, l'Italia, ha venduto ieri 750 milioni di euro di obbligazioni legate all'inflazione. Gli investitori hanno puntato per 2,1 volte l'ammontare degli attivi messi in offerta. L'Italia ha anche venduto 14 miliardi e mezzo di obbligazioni, di euro, di obbligazioni del Tesoro il 27 di settembre. I fondi serviranno ad aiutare a finanziare 8 miliardi di euro di obbligazioni che sono in scadenza domani, quando anche 13 miliardi e 5 di euro di zero coupon maturano a loro volta. L'Italia ha ancora circa 90 miliardi di euro di obbligazioni che matureranno entro la fine dell'anno, Gianluca. Ma il trend lo reputo favorevole, nel senso che comunque un'emissione, sia pure molto estesa, che non ricomprende integralmente, se non ho capito male, il dato in scadenza, è un punto di partenza incoraggiante. Noi in quest'ultimo anno e mezzo,
siamo sempre stati molto guardinghi sull'acquisto di titoli di Stato italiani perché avevamo varie indicazioni sia dai nostri modelli sia anche da una valutazione forse se vogliamo più soggettiva che potessimo finire anche noi nel calderone dei paesi in difficoltà. In questo momento, sia pure con percentuali di portafoglio limitate, riteniamo che possono essere un buon investimento. Insomma, noi crediamo che questo fondo un effetto sui mercati lo sortirà e che quindi dopo questi forti cali i titoli di Stato siano da comprare, anche perché appunto l'innalzamento dei tassi di interesse probabilmente ha raggiunto il picco, almeno per un tot di tempo. Poi dopo, a ripresentarsi la crisi si vedrà, ma intanto sicuramente queste notizie di oggi faranno molto da deterrente a nuove ondate di vendita. Vabbè, ti passo altre considerazioni da fare. Allora, l'Italia ha ancora troppo debito, un governo inefficace e diviso, ha bisogno di pensare e di indirizzare molto velocemente delle profonde riforme strutturali e tra le altre cose deve continuare a sperare che la Grecia non dichiari defaulto, perlomeno che insomma ci sia ancora del tempo prima che questa cosa accada, per immaginare che la situazione possa migliorare. La Banca Centrale Europea ha iniziato a comprare debito italiano l'8 di agosto, da allora piano piano il rendimento dopo il primo effetto sta leggermente tornando a rialzare. Insomma, l'Italia si sta perdendo piano piano l'effetto BCE sul debito italiano. Io credo che la debolezza d'immagine, per non dire proprio la vergogna d'immagine che accompagna il nostro paese, sia molto più rilevante nelle dinamiche di attacco al nostro paese di quello che si può pensare. Perché da un punto di vista della sostanza, il debito comunque, grazie a tutta una serie di manovre di contenimento dei costi, che pur non essendo totalmente apprezzabili, comunque sono state fatte in questi anni, sicuramente ha impedito al nostro debito di lievitare in proporzione a quello di altre nazioni, tenendo conto che partivamo già da una base sfavorevole, perché in assoluto comunque il nostro è uno dei debiti più grandi al mondo. Quindi, da un lato, determinate componenti di questo approccio di governo hanno funzionato, dall'altro però purtroppo siamo fortemente penalizzati dal fatto di essere un paese che ha una guida che ormai è universalmente riconosciuta come impresentabile e soprattutto che questa guida comporta una specie di stallo, di tutta l'attività politica che si concentra costantemente su problematiche che in un paese normale sarebbero addirittura fuori dall'ordine del giorno dei primi mesi di attività. Invece qui siamo arrivati, non so se a metà legislatura o oltre, non ho ben tenuto i conti, però sicuramente la nazione, il governo, tutta la manovra, tutta l'operatività è concentrata su problematiche che non sono determinanti e quindi dobbiamo uscire da questo contesto a qualsiasi costo. Ti offro, per avviarci alla conclusione, Gianluca, anche una riflessione sull'andamento di mercato e che cosa succede, fra le altre cose, anche quando il mercato cala. Cala anche il valore delle IPOs, delle offerte pubbliche di vendita. E quest'anno il valore delle offerte pubbliche di vendita che sono state ritirate o rimandate arriva a 34, per adesso arriva a 34 miliardi di dollari e si sta avvicinando ai 40 miliardi di dollari di valore appunto non realizzato con l'ingresso in borsa delle aziende a livello mondiale registrato nel 2010. Alcuni esempi sono quello della Siemens che doveva mettere in borsa la sua unità Osram, sono quella di una società che fa equipaggiamento per la difesa in America, si chiama ADS Tactical, e anche di una catena di ristoranti di Shanghai che si chiama Xiao Nanggu Restaurant Holding.
che appunto ha abbandonato l'idea di entrare in borsa. Le società hanno completato offerte pubbliche di vendita valutate a 30 miliardi di dollari dall'inizio di luglio fino ad adesso. Questo è meno della metà dell'ammontare che è stato registrato nel trimestre precedente. La causa ovviamente è le determinate, marcate discese di mercato che ovviamente portano gli investitori a offrire minori valutazioni alle società che invece vanno in borsa per cercare dei finanziamenti a livelli, diciamo, più alti di quello che il mercato offre adesso. Dal lato questa notizia contiene anche un fatto positivo, cioè vuol dire che comunque queste aziende hanno sì delle necessità, ma non così improrogabili e impellenti da non consentire un rinvio della quotazione. Quindi l'elenco di questi titoli andrebbe tenuto in considerazione perché in un futuro, collocandosi in un momento di mercato meno pesante di quello attuale, probabilmente saranno aziende che potrebbero dare delle buone soddisfazioni. Dall'altro lato è chiaro che entrare sul mercato per vedere immediatamente svalutato il proprio asset per gli azionisti non è sicuramente molto incentivante, quindi direi che è quasi nel novero delle cose. In questo momento un'azienda che arrivasse a quotarsi, nonostante il contesto generale che stiamo attraversando, dimostrerebbe probabilmente grossa debolezza, quindi la metterei in una lista di attesa perlomeno, perché comunque vorrebbe dire che ha necessità talmente imprescindibili e immediate da non essere forse molto attraente. Il mercato è in una fase di grande difficoltà, se vuoi possiamo anche accennare un attimo a quelle che sono le prospettive, che forse non sono più così terribili come le ultime volte che ci siamo sentiti. Proprio di questo volevo invitarti a parlare. Appunto, nell'ultimo video ci ha avvertito del rischio di una nuova accelerazione ribassista dagli esiti assolutamente prevedibili, che parte del titolo. Adesso il mercato sale da 4 giorni, c'è sempre lo stesso rischio o cambiano le prospettive? Ma il rischio esiste, nel senso che stiamo parlando, noi non ragioniamo per livelli supportivi, però dobbiamo anche tener conto che ci sono centinaia di migliaia di grandi operatori che invece hanno gli stop lì posizionati, quindi una recrudescenza ribassista che ritoccasse i minimi che abbiamo testé rivisto avrebbe delle conseguenze assolutamente nefaste sui mercati. A livello probabilistico, quindi mettendoci a ragionare sulla base dei nostri modelli quantitativi, non abbiamo ancora il dato di chiusura né di questa settimana né del mese di settembre, ma sembrerebbe che il peggio sia passato e che addirittura potremmo anche andare in accelerazione rialzista tra ottobre e novembre. Rimane come punto di interrogativo nel contesto generale la situazione di debolezza dei mercati emergenti, che confligge un po' con la voglia di recupero che è stata evidente sui mercati americani e che da qualche seduta si sta notando con decisione anche sui listini europei. Se anche i mercati emergenti riusciranno step by step ad agganciarsi a questa dinamica, allora veramente potremmo arrivare alla prima decade di dicembre su livelli molto molto più alti di quelli attuali e forse anche con delle sorprese in termini di crescita percentuale in positivo. Dunque sei più ottimista adesso che abbiamo visto il mercato salire per qualche giorno? Sì, ma come avevo scritto nel commento immediato dopo il titolo un po' allarmante che avevi scritto, ho scritto proprio dopo 5 minuti. Beh, io il titolo lo faccio sulle frasi vostre, non vi devo. Sì, ma quello che avevi detto era un timore, non era una preoccupazione sì. Probabilistica. Infatti avevo scritto subito che a livello probabilistico le probabilità erano più per una ripresa da quei livelli. Oggi queste probabilità si sono ulteriormente consolidate e possono accompagnare un recupero significativo che può durare, sia pure con dei movimenti anche repentini di nervosismo che sarebbero più che normali dopo una fase di down come quella che abbiamo attraversato, però tendenzialmente un recupero che può insistere per diverse settimane. Gianluca Braguzzi, Total Precision, grazie Gianluca a voi per averci seguito e arrivederci. Ciao Luciano.